Un saluto cari radioascoltatori e ben connessi da Federico. Roma che spugna lo stadio Rechi di Frosinone battendo per 3-0 il Frosinone, ma per chi non ha visto questa partita può pensare che la Roma abbia dominato dall'inizio fino alla fine questa gara, ma vi dico che non è affatto così, perché soprattutto il primo tempo è stato davvero un brutto primo tempo da parte della Roma, dove il Frosinone ha totalizzato ben 19 tiri in porta e sono davvero tantissimi. E poi bisogna fare davvero i complimenti a Svilar, perché ha fatto degli ottimi interventi che hanno consentito alla Roma di non andare in svantaggio. E per me, se la Roma avesse chiuso questa partita ieri con un risultato di svantaggio per 1 o per 2-0, non credo che sarebbe riuscita a recuperarla. Quindi una Roma con un primo tempo assolutamente da dimenticare, che però riesce a portarsi in vantaggio grazie al gol di Huijsen, che viene fischiato per tutti i 45 minuti più recupero, perché come ben sappiamo era un calciatore destinato a vestire la maglia del Frosinone a gennaio scorso, praticamente era tutto quanto fatto, ma poi il ragazzo ha preferito la Roma come scelta per il suo futuro, e quindi ovviamente i tifosi del Frosinone non l'hanno presa bene. Ma poi c'è stata l'ottima rete da parte di Huijsen, che è partito praticamente da oltre centrocampo, dalla sua area difensiva, e ha trovato un gol più da centravanti che da difensore, direi, perché ha dribblato vari giocatori del Frosinone e poi si è portato la palla sul destro, ha tirato da fuori area un ottimo tiro che è andato sotto l'incrocio, e dove il portiere il Frosinone non poteva fare assolutamente nulla. Ma poi peccato per l'esultanza polemica che ha avuto Huijsen zittendo il pubblico del Frosinone, però per me è un'esultanza ovviamente polemica, ma nata anche dal fatto che questo ragazzo è giovanissimo, perché ha 19 anni e quindi a quell'età può capitare di commettere più un'ingenuità, e quindi l'ammonizione è giusta, e giustamente poi De Rossi nel secondo tempo lo toglie proprio per evitare ulteriori rischi o complicanze, perché avendo un difensore ammonito poi il rischio è che possa commettere qualche altra ingenuità e far rimanere la squadra in 10 e così mettere in difficoltà la propria squadra. E poi un'altra sostituzione coraggiosa e azzeccata da parte di De Rossi è stata quella di togliere Romelu Lukaku, perché a parte un tiro nello specchio nel primo tempo non è stato un grande Lukaku che l'ho visto ieri nel primo tempo, e quindi sostituzione giusta. E poi il fatto che la Roma sia riuscita a rientrare in campo con il risultato di vantaggio e con un Frosinone che ormai era anche molto stanco per quello che aveva creato nel primo tempo consente alla Roma di poter impostare adesso il suo gioco, perché il Frosinone in questa circostanza deve scoprirsi per cercare di trovare il pareggio, ma poi la superiorità da parte della Roma, nonostante i vari turnover che giustamente De Rossi ieri ha deciso di fare in vista della gara di ritorno di giovedì contro il Feyenoord qui allo Stadio Olimpico, hanno premiato quale scelte di De Rossi la squadra, che si porta poi con il risultato di 2-0 con la rete di Azmoun, finalmente Azmoun che torna al gol, che poi chiede scusa ai tifosi del Frosinone, ma quel momento sinceramente come me e neanche gli altri giocatori della Roma, soprattutto sia dell'espressione di Baldanzi nell'esultanza di Azmoun quando chiede scusa, che non capisce il motivo di queste scuse, ma poi come ha detto lui stesso ai microfoni si è scusato per il gesto compiuto da Huijsen, praticamente come per dire mi dispiace per quello che c'è stato, perché poi sono cose che comunque dispiacciono sempre nel calcio. E comunque è stato un bel gesto da parte di Azmoun di correttezza, soprattutto di maturità. E poi e l'ingresso in campo di Baldanzi mi è piaciuto anche ieri, che poi ha procurato anche un calcio di rigore trasformato da Paredes, freddissimo, e quindi partita che già era chiusa sul 2-0, che però con il 3-0 si consolida ancora di più. E poi la bella notizia ieri è stato il ritorno in campo anche di Chris Smalling, che ha giocato per una decina di minuti e comunque mi è sembrato abbastanza, diciamo, in forma, perché comunque manca davvero da molti mesi, e mi auguro che la strada sia quella della via della guarigione per questo finale poi di stagione, perché comunque un difensore come Smalling serve davvero tanto, perché la sua assenza è stata davvero
fondamentale ed ha inciso in modo negativo nella difesa della Roma, ma l'importante comunque era portare a casa questi 3 punti, perché comunque non era una trasferta affatto semplice. Roma che adesso si trova a 4 punti dal quarto posto, però c'è l'Atalanta che ha una gara da recuperare contro l'Inter a fine mese, e ovviamente non sarà un'impresa facile da parte dell'Atalanta, però l'importante è che la Roma riesca a fare i più punti possibili fino alla fine di questa stagione, e sperare anche che le squadre che la precedono, insomma, possano avere anche qualche, diciamo, disattenzione o comunque inciampare in qualche modo, ma non sarà affatto semplice questo. Ma ripeto, l'importante è fare risultato e andare avanti sempre così a testa alta, portare a casa i 3 punti, e adesso poi mi auguro che la Roma, insomma, dia il massimo nella gara di ritorno di giovedì prossimo in Europa League contro il Feyenoord, e che possa portare a casa la vittoria e centrare le qualificazioni per gli ottavi di Europa League. E detto questo, io vi mando un saluto, un forte abbraccio e a presto. Ciao da Federico.